Amici di VNews, ma soprattutto amiche di VNews, buonasera e bentornati a questo consueto ormai incontro del lunedì dove ci confrontiamo su tanti argomenti importantissimi, portandovi la voce, la nostra visione e anche tanti ospiti che ne parlano insieme a noi. Come sta succedendo spesso ultimamente, la mia compagna di giochi e di avventure è Annamena Mastroianni, che faccio entrare. Buonasera Annamena. Buonasera Thomas, buonasera a Allora, tutti. stasera qual è il problema che affronteremo? Stasera affronteremo un problema che sulla violenza, la violenza che non ha sesso, Thomas. Quindi è importante Quindi ricordare che tante volte abbiamo parlato della di violenza violenza sulle sulle donne. donne, ma adesso apriamo uno spaccato, un raggio di luce anche su tutto un altro mondo che riguarda il sesso maschile, insomma. Certo, proprio per ricordare che appunto la violenza non ha sesso. La violenza non ha sesso. È proprio per questa argomentazione, motivazione così importante, introduciamo i nostri ospiti, la dottoressa Daniela Buizza. Buonasera, Buonasera, buonasera. la dottoressa Daniela Buizza è psicologa e psicoterapeuta, Psicoterapeuta, giusto? sì. La dottoressa Anna Vagli, che questa sera Criminologa forense. è in veste di criminologa forense. Buonasera, dottoressa. E Buonasera, grazie. poi c'è la signora Katia Bertuzzi. Buonasera, signora Katia, Buonasera. che invece è purtroppo stata protagonista di qualcosa di molto che le ha portato molta, molta, molta sofferenza. Allora, Annamena, vogliamo introdurre un poco la storia della signora Katia? Sì, Thomas, sono felicissima di avere con noi le tre ospiti. Ritengo che siano tre donne che stimo tanto. E, per quanto riguarda la signora Katia, che sento molto vicino al mio cuore, è anche una mamma, oltre ad essere una donna speciale, una mamma speciale, la mamma di Marco Benzi, che è stato ucciso e non è stato. È stato già difficile accettare l'uccisione del figlio da parte della signora Katia, come sicuramente accade a tutte le mamme, no? Quando purtroppo si viene investiti da un tale dolore così immenso. Però la cosa che insomma riconduce anche un po' al titolo della serata di oggi è anche perché è stato ucciso, fatalità, proprio il giorno in cui solitamente la giornata contro la violenza sulle donne, quindi è stato ucciso per mano della sua compagna e quindi questa è una storia che vorrei che fosse ricordata perché fosse ricordato Marco e tutto quello che poi è accaduto poi di conseguenza. Bene, allora, insomma, abbiamo fatto una brevissima. Chiedo scusa, c'è un ritorno in cuffia. Vi chiederei il favore, se la dottoressa Vagli, ecco, brava, se non è la cuffia, perfetto, perfetto, ci siamo capiti. Si vede che la dottoressa è abituata ultimamente, il nostro lavoro è cambiato tanto e questa vale per tutti. Bene, allora, diciamo che l'analisi da un altro punto di vista di quello che è la violenza anche domestica, se vogliamo, no? Quello che accade tra le Certo. mura di casa. Infatti volevo coinvolgere la dottoressa Daniela Buizza. Che cosa scatta nella testa, che cosa porta a questi episodi così estremi di violenza, così noi ci siamo sempre occupati di quella degli uomini nei confronti delle donne, ma cominciano a non essere molto rari neanche quelli delle donne nei confronti degli uomini. Sì, esistono, ci sono, ultimamente il focus è stato soprattutto sulle violenze, avute dalle donne e questo a volte ci porta, a dimenticarci che, come, insomma, come dicevamo, la violenza non ha sesso. Tendenzialmente le donne sono, maggiormente vittima di violenza per una serie di caratteristiche.
Questo non vuol dire che non ci siano le violenze, e quando parliamo di violenza parliamo sia di violenza fisica, ma anche di violenza psicologica rivolta a degli uomini. Spesso se ne parla meno, intanto perché l'uomo vittima di violenza, soprattutto se è violenza psicologica o fisica che non richiede un intervento medico, tende a non parlarne. Non ha questo succede anche nelle donne, ma mentre le donne ad un certo punto prendono il coraggio e se accompagnate riescono a parlare di quello che è accaduto, non sempre accade nell'uomo. E questo ci deve far stare attenti anche perché, come è successo nel caso di Marco Benzi, si può rischiare che ascoltando un fatto di cronaca ci venga immediatamente di pensare che in realtà lui non sia stata vittima, di cercare degli alibi e cadendo in errore, un errore Ci che sono alibi né per l'una né per l'altra parte, mai, cioè come non dobbiamo assolutamente. cercarli. Io mi ricordo, abbiamo fatto Assolutamente. tante trasmissioni di cui parlavamo, perché te la sei cercata, non te la... No, qui la morte nessuno se la cerca, Assolutamente. quindi è una cosa che dobbiamo, secondo me, chiarirla questa qua. Assolutamente. Dobbiamo chiarirla e considerate che chi fa questi atti violenti di fronte a sé non ha una persona, ma la persona diventa oggetto. Per cui non riconoscendo la persona, non si può andare sull'alibi del se l'è cercato altro, la vittima è vittima. Spesso si sente parlare, questo anche nei casi delle donne, se hanno avuto atteggiamenti particolari come se la fossero cercata. Assolutamente no. Nessuno è autorizzato ad avere atti di violenza né fisica né psicologica nei confronti di altre persone. E un'altra cosa importante da precisare è che tutti possiamo essere vittime di violenza, nel senso che non c'è una distinzione di, come abbiamo detto, di sesso, ma anche di cultura. Siamo tutti potenzialmente vittime. E questo è importante perché a volte delle donne o degli uomini che hanno anche delle condizioni sociali alte o una cultura, insomma, anche abbiamo avvocati, dottori, manager, a volte hanno anche il timore di parlarne come se a loro non potesse accadere, si sentono anche di aver sbagliato in qualcosa. Può accadere a chiunque ed è importante riconoscere i segnali che non sono sempre forti e chiari e bisogna rivolgersi e chiedere aiuto. Bene, dottoressa, volevo coinvolgere la dottoressa Sì, Anna anche Vaghi. perché ha seguito la vicenda, ahimè. Lei ha seguito direttamente la vicenda. Secondo lei, che cosa può essere scattato nella testa di un compagno o una compagna che fa una cosa del genere? E soprattutto, dal punto di vista, diciamo, non riesco a spiegarle la domanda che vorrei fare. Qual è il movente? Cioè, che cos'è che scatta nella testa delle persone quando succede una cosa del genere? Io volevo un attimo fare una premessa. Viviamo in un momento storico, questo molto particolare. La cronaca degli ultimi mesi ci riporta un vero e proprio bollettino di guerra che dimostra come il lato emergenziale sia apparentemente soltanto della violenza che l'uomo agisce nei confronti della donna. Purtroppo, non possiamo fare atto e prendere atto di quello che la cronaca giornaliera ci riporta. È un momento molto difficile, è un momento difficile perché non si è intervenuto a tempo debito nelle scuole, perché io credo che gli episodi di violenza a cui stiamo assistendo siano figli di uno stereotipo
figli di una cultura sempre maschilista e una cultura soprattutto che non è stata educata al rispetto, e questo vale sia nei confronti dell'uomo nei confronti della donna che della donna nei confronti dell'uomo. E quindi voglio fare un passo indietro rispetto alla sua domanda, proprio dicendo questo: io credo che al di là che prima di capire che cosa scatti nella mente di un partner che arriva a compiere un gesto estremo nei confronti dell'altro, bisogna chiederci perché in qualche modo la nostra società ad oggi ha fallito, e quello che succede, ci riporta la cronaca, questo ci dice: la nostra società oggi ha fallito. Penso che, come dicevamo, la violenza maschile è più, diciamo, è più ripetibile rispetto a quella che una donna può esercitare nei confronti dell'uomo, e lo è per un semplice fatto, perché è più difficile che una donna riesca ad esercitare violenza fisica su un uomo, perché per natura è chiaro che la donna è, diciamo, meno potente rispetto a un uomo, fisicamente meno prestante. Ovviamente noi oggi stasera siamo qua con Katia, che è la mamma di Marco Benzi, che appunto è stato ucciso nel sonno, quindi quando diciamo, Quindi aveva aspetta, immaginato, no? che lui non era cosciente perché non poteva difendersi, Esatto, insomma. ma questo non significa, questo è uno dei casi degli ultimi anni più terribili che la cronaca ci ha riportato, ma ci sono tanti uomini vittima di violenza psicologica che non denunciano, e non denunciano perché nello stereotipo, per questo perché ho iniziato il mio discorso parlando di stereotipi, perché nello stereotipo comune l'uomo non può dimostrarsi più debole della donna, non è ammissibile, per egli stesso ha vergogna, prova vergogna egli stesso a denunciare questo tipo di violenza. Ci sono percentuali altissime che dimostrano come gli uomini siano vittime di violenza psicologica, ma anche sul lavoro, agito da parte delle donne. Quindi è un fenomeno sicuramente in crescita, però è chiaro che guardando ai dati nazionali, quello che emerge è ad oggi mai una pagina così nera dei femminicidi. Poi qua dobbiamo aprire un'ulteriore parentesi, che è quella dovuta al costringimento forzato dovuto all'anno pandemico che stiamo attraversando, perché chiaramente le politiche di restringimento hanno fatto sì che i partner stessero quindi 24 ore su 24 con il proprio maltrattante. Costrette, Quindi, passassero troppo tempo insieme, è sì, incredibile, questo insomma. aumentato, però questo è terribile da dirsi, ma in gergo tecnico si chiama effetto weekend, e cioè sono state aumentate quelle possibilità in cui il maltrattante può agire violenza fisica alle donne, sulle donne e comunque anche sugli uomini, perché stiamo appunto ragionando in questi termini. Lo dimostra le iniziative che sono state prese anche dalle istituzioni, da quando siamo finiti in lockdown. A marzo dello scorso anno, prima esisteva solo il 1522, poi ci si è resi conto che dopo 2 settimane da lockdown le denunce erano praticamente dimezzate, e questo però era un dato fuorviante, perché in realtà erano dimezzate, ma per un motivo ben preciso: le donne non avevano più quel poco tempo da ritagliarsi per compiere una telefonata che le avrebbe potuto salvare la vita. Quindi poi in corsa è stata introdotta una nuova, anzi in realtà riciclata, un'app che era già stata utilizzata per contrastare gli episodi di bullismo e cyberbullismo, che consentiva a chi era vittima di violenza di mandare un semplice messaggio, si chiama YouPol, in modo tale da consentire di essere geolocalizzato, e grazie a quel messaggio le forze dell'ordine più vicine, territorialmente più vicine, le raggiungevano sul luogo dei fatti. Il problema è che c'è una realtà d'Italia, e quindi questo è specifico per le donne, in cui tante persone, ancora tante donne, non hanno lo smartphone, e quindi anche questa app non consentiva di fatto in concreto la possibilità di chiedere violenza, di chiedere aiuto in certi episodi. E quindi poi c'è stato appunto un accordo raggiunto fra la Federazione Farmacisti e il Ministero delle Pari Opportunità, che si chiama Mascherina 1522, che consentiva a chi era vittima di violenza di recarsi in farmacia, e dicendo Mascherina 1522, poi era lo stesso farmacista che si preoccupa di attuare quelle che sono le procedure per riuscire ad Ingegnosa questa agire. cosa, molto interessante. Il problema è che però io, e ne ho l'altro giorno, ero ospite proprio da In un attimo su Radio 2, mi è stato chiesto se adesso ci sono un po' dimenticati di chi è vittima di violenza, e purtroppo è vero,
Nonostante la cronaca ci mostri quanto sia pericoloso, questo siano pericolosi, questo perché che non si parli più solo di emergenza sanitaria, ma anche di emergenza familiare, perché oltre all'uomo o alla donna che subisce violenza, c'è anche un'altra componente della famiglia che la subisce. Si parla di violenza assistita, cioè la violenza subita dai minori che subiscono, imparano uno schema relazionale che sarà quello che riprodurranno in futuro e poi sviluppano una serie di problematiche, in questo la psicoterapeuta potrà essere sicuramente più precisa di me, che le condizioneranno e lo condizionano perché si svuotano i ruoli genitoriali, si ha una relazione orizzontale, il bambino assume una figura accudativa nei confronti del genitore, quindi c'è un'inversione completa dei ruoli. Quindi, tornando alla cosa si scatena nella mente di chi agisce violenza, sicuramente quando la guardiamo dal lato maschile, quindi la violenza esercitata dall'uomo nei confronti della donna, io credo che stiamo assistendo a un declino patriarcale, quindi l'uomo non accetta più che la donna abbia una propria indipendenza e quindi vuole giustizia e ritiene che l'unico modo per avere giustizia sia proprio quello di fare fuori, eliminare il partner. Questo è quello che è accaduto anche nella mente di Sabrina Amico, che è la compagna di Marco, che ha deciso di eliminare quando probabilmente lui magari aveva avanzato volontà di lasciarla e lei non lo accettava, quindi questa è un po' la spiegazione che ci siamo dati, però di Marco voglio far parlare Katia, che è giusto che lei lo ricordi. Sì, allora signora Katia, come sta? Buonasera. Beh, Buonasera, si va avanti. si va avanti, ci racconta un po' di suo figlio. Sì, mio figlio praticamente è stato ucciso il 25 novembre del 2017. Giornata contro la violenza sulle donne. È stato detto che durante il processo che lui praticamente non che questo omicidio non è stato organizzato, no? Mentre invece, secondo me, questo omicidio è stato ben organizzato perché praticamente lei è stata fatta passare, e dico chiaro, è stata fatta passare per malata di mente. Hanno detto praticamente che ha un vizio totale di mente e si trova in una REMS. Mio figlio quella notte dormiva ed è stato ucciso a martellate in testa in una maniera talmente violenta che quando sono entrati per vedere cosa era successo, hanno visto che la sua testa era fracassata proprio. E gli ha dato i colpi in una maniera letale, tanto più che e pensi che poi, tra l'altro, non è morto subito mio figlio. Mio figlio respirava ancora e lei, non contenta, lo ha strozzato con le sue mani perché lo voleva proprio morto. Poi si è lavata, si è cambiata perché gli dava fastidio e gli faceva schifo questo odore che sentiva del sangue. In più, gli dava fastidio mio figlio, per cui lo ha coperto con un asciugamano il viso e si è fatta la doccia, tutto, e poi ha dato da mangiare anche i cani. Io mi domando come si possa. Come niente fosse successo, cioè come Sì, avesse fatto un sì, piatto di pasta, un dolce, sì, insomma. sì. Tra l'altro, mio figlio si trovava nel letto con la testa di traverso, con la testa che penzolava dal letto. Per cui io suppongo, ma non sono andati a vedere esattamente le cose come sono andate. Per me sono stati un po' leggeri nel valutare le cose durante il processo e le indagini, perché mio figlio, secondo me, lei voleva farlo sparire, perché si trovava quasi giù dal letto con la testa e poi è stata scoperta, purtroppo. E questo è successo. E quando è stata scoperta dal marito, che al sabato generalmente chiamava mio figlio
perché era lui che guidava, quindi lei no, per andare a prendere i suoi figli di lei, di piccolini, facevano le elementari allora. E lei ha risposto, cioè praticamente mio figlio non ha risposto perché era spento il cellulare. Allora il marito ha chiamato mio figlio, ha chiamato lei e anche il suo, cioè praticamente, mi scusi, lei ha risposto dicendo che mio figlio era partito per la Spagna. Ah, quindi ha cercato di prendere tempo. Sì. Non so se mi sono spiegata bene. No, è stata chiarissima, signora, è stata chiarissima. Ecco perché praticamente lui ha sentito poi il cane che guaiva o abbaiava, un cane che mio figlio non lasciava mai a casa, se lo portava sempre con sé. E allora fa, come mai il cane è a casa, Sabrina? E lei ha detto che l'aveva lasciato a casa. E lui si è un po' preoccupato perché dice come mai che ha lasciato a casa il cane, partito per la Spagna, tutta una cosa messa in piedi così, cioè si è preoccupato ed è andato a casa lì a vedere cos'era successo. E praticamente ha visto fuori casa la macchina di mio figlio. Ecco. Allora l'ha chiamata, ha detto no, tu mi devi dire cosa è successo perché com'è possibile che c'è la macchina? E lei ancora lì ha detto che sono andati degli amici a prenderla, a prenderlo. A quel punto lui non ci ha creduto e ha detto: dimmi cosa è successo. Lei è uscita ben vestita, truccata, lei era a posto e gli ha detto che l'aveva ucciso a martellate. Ah, Questo è quindi stato. alla fine si è lasciata andare, insomma, ha raccontato la verità, non c'è Non dubbio su poteva dire questa cosa. altro, eh sì. Non c'è nessun dubbio. Ma noi l'abbiamo Bene. saputo il pomeriggio, neanche dai carabinieri. Questa è un'altra cosa, Thomas, perché la signora Katia non ha saputo subito, purtroppo, del decesso del figlio. Sì, non l'ha saputo perché? Perché lei ha tentato di nasconderla questa cosa. No? No, anche dopo il ritrovamento, Sì. giusto, Katia, sono andate le forze Sì. dell'ordine, però loro sono stati avvisati molte, molte ore dopo. Ma noi l'abbiamo saputo dai social, dagli amici di mio figlio, e mio figlio era già Oh. uscito nella televisione, nei social, e quando siamo arrivati là, che era già buio, mio figlio era già stato portato via. Intanto mi hanno detto che era ancora in casa, però che non si sapeva se era lui o no, perché non aveva i documenti. Allora l'altro mio figlio ha detto: ma com'è possibile che non hai i documenti se è già uscito? La storia è già uscita, la tragedia la sanno tutti, meno che noi l'abbiamo saputo adesso. E loro ancora ci hanno ribadito che non si sapeva che era lui. L'abbiamo saputo il lunedì e l'abbiamo visto il giovedì perché gli hanno fatto l'autopsia. Bene, signora Katia, io le chiedo scusa se l'abbiamo, diciamo, fatto ricordare questa cosa che immagino si sente dalla voce, le fa molto male, ma perché per evitare che queste cose possano succedere anche ad altre persone, è giusto portare l'esempio anche Io di suo figlio. ci Sì, tengo a una storia molto forte anche di, perdonatemi, se forse uso un termine un po' anche di vigliaccheria, perché iniziare una persona nel sonno veramente è quanto di peggio possa essere fatto. Ma io volevo chiedere alla dottoressa Vagli, poi ti lascio la parola alla Mena per domande che vorrai fare tu sicuramente. Volevo chiedere, ma come mai questo ritardo poi nella comunicazione del decesso? Il ritardo, mi sentite? Sì. Sì. Il ritardo è stato in realtà intenzionale perché, come appunto avete detto anche in apertura, lui è stato ucciso il 25 di novembre, quindi la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La compagna di Marco, all'ex marito, aveva detto di averlo ucciso
perché sospettava che Marco abusasse dei figli da lei avuti da un precedente matrimonio e dell'animale di casa. E quindi questo atteggiamento gli inquirenti lo hanno tenuto fidandosi ciecamente di quelle che erano state le dichiarazioni della donna, Mi perché sento qui. purtroppo, nonostante ci siano dei principi di garantismo del procedimento penale, quando una donna può anche essere giusto, dichiara però anche in un caso del genere che ha ucciso il compagno perché abusava, allora in qualche modo queste garanzie del giusto processo sono state ritenute insussistenti, completamente fregandosi che la verità ancora doveva essere accertata, che c'era una famiglia, quella di Marco, che aveva comunque diritto a sapere e a vedere il proprio figlio. Non Cioè, sento io. ok, Katia non ci sente. Signora Katia, non ci sente? Signora Katia, ci sente? No, ma deve uscire e deve rientrare dallo studio. Prova a Signora, scrivermi, Thomas. prova a rientrare, scrivi se fa rientrare. Ah, ok, Dai, continui, andate. dottoressa, continui. No, e falla, ditele di rientrare perché Vado io. deve uscire e deve rientrare. Sì. No, quindi sostanzialmente gli inquirenti sono sentiti giustificati dal non informare quella che poi era una famiglia che aveva tutti i diritti, anche qualora Marco fosse stato colpevole, ad essere avvisate e a capire quelli che erano i fatti. Invece lo hanno appreso su Facebook perché gli amici di Marco avevano sentito dal TG Regione quello che era accaduto. Purtroppo Marco è morto sabato, loro lo hanno potuto vedere soltanto il lunedì. E pensate quanto possa essere straziante per una famiglia già avere la consapevolezza di aver perso un figlio. Non viene, nell'ipotesi in cui non gli viene neppure riconosciuta la possibilità di vedere questo figlio, perché si gioca, perché io penso che a volte ci vorrebbe maggiormente rispetto di tutti i garantismi anche da parte di chi fa le indagini, perché a maggior ragione chi fa le indagini sa quali sono i protocolli e quello che dice la legge e quello che bisogna perseguire, e soprattutto mantenere anche un po' di lato umano che è mancato in questo senso. Se ne è visto un eccesso nei confronti di una donna che dichiarava di aver ucciso un compagno perché abusava dei figli dell'animale domestico. Quando è intervenuta la sua assoluzione, che come diceva Katia, è intervenuta perché la signora è stata ritenuta non imputabile per vizio totale di mente. Infatti, ora sta scontando, diciamo, in realtà una misura di sicurezza, perché lei si trova in una REMS, che è una residenza di esecuzione appunto di misure di sicurezza, che ha sostituito quelli che erano i vecchi ospedali giudiziari, psichiatrici giudiziari. E le è stato dato 10 anni, ma quando è intervenuta la sentenza di assoluzione, quella sentenza non ha avuto lo stesso clamore che ha avuto le notizie false, perché poi le indagini sono state svolte e si è resi conto quanto appunto fossero infondate le accuse che la signora Amico muoveva nei confronti di Marco. Però nonostante questo, a livello di stampa, a livello televisivo, non è stato marcato quanto l'uscita della notizia perché Marco è stato esposto alla gogna mediatica, e questa è una cosa che parlo a Gravissima. Italia, che pesa tantissimo anche ad Quindi oggi, che si è pensando che cercato in sono qualche modo di difendere l'imputata fondamentalmente, la persona che aveva sì. compiuto materialmente il fatto, l'omicidio, perché di omicidio si tratta, e invece di raccontare le cose come stavano. Questa è una cosa molto grave. Dottoressa Abuizza, allora, ma perché è stata dichiarata non imputabile o incapace di intendere di volere. Che patologia ha questa signora? Allora, non le posso rispondere direttamente perché io non ho letto la perizia, non sono a conoscenza, quindi non sarebbe neanche giusto cadere nell'errore di fare delle supposizioni non avendo i dati.
Mentre ascoltavo la signora Katia che raccontava, mi è balzato, insomma, l'attenzione il fatto che mi sembra, da come racconta, che l'ex marito si sia allarmato quasi a immaginare che fosse una persona in grado di fare degli atti di violenza. Mi sembra strano che una persona agisca e si metta così in moto o, davanti a dei piccoli segnali. Quindi questo mi fa un po' pensare che forse il marito l'ex marito, che presumo abbia passato un po' di tempo, un po' di vita con la signora, avesse qualche sospetto. Non conosco in maniera precisa la storia, quindi non vado oltre per questo, non per altro. Mi viene in questo momento mi sento molto vicina alla signora Katia, perché parliamo di un evento drammatico. Già per una madre perdere un figlio è un qualcosa di indicibile. Facevo caso al fatto che nella nostra lingua, e non solo nella nostra lingua, non esiste un termine. Se noi perdiamo dei genitori diventiamo orfani, se perdiamo il compagno o la compagna diventiamo vedovi. Non esiste un termine quando si perde un figlio. Quasi a dire che è proprio un qualcosa di indicibile, perché non è naturale, non siamo preparati. E in più, nella storia della signora Katia è stato un evento particolarmente drammatico, improvviso, violento, e poi con tutto quello che ha raccontato la signora Katia, anche di come si è andato a non tutelare anche la famiglia in un evento così forte, per cui immagino la sofferenza della signora Katia e dei familiari e la difficoltà di affrontare un qualcosa che è già indicibile di per sé, ma aggravato da tutte queste circostanze. In questi casi mi viene da dire che ci sono più vittime. Non solo la vittima materiale, quindi la persona che è stata uccisa, ma le vittime diventano anche la famiglia, i genitori, i fratelli, Certo. perché un omicidio che coinvolge a più livelli più persone, li travolge. Bene, Andamena. Thomas, io volevo innanzitutto chiedere alla dottoressa Guizza quanto ha influito la gogna mediatica che hanno subito come famiglia Katia e tutta la sua famiglia, appunto, durante l'elaborazione del lutto. Cioè, nel momento in cui sicuramente elaborare un lutto è già di per sé una cosa difficile. Sicuramente non sarà stato facile dopo tutte le vicissitudini che sono state raccontate, quindi la gogna mediatica, il fatto che comunque non si è voluto poi riscattare la persona di Marco, che devo dire, cioè, credo sia una cosa gravissima, a mio parere, quindi quanto può aver influito anche questo? Perché io, avendo sentito la signora Katia al telefono e leggendola da diverso tempo, io sono certa perché si vede e anche dei suoi comportamenti, è una persona molto buona, lei parla sempre di perdono, magari poi dopo ci spiega in che senso, perché è anche molto bello quello che lei mi ha detto al telefono e volevo che lei lo condividesse con gli altri dopo, però per quanto sia così, ecco, buona. E dalle parole che leggo e che lei scrive, penso che sia stato ancora più atroce, no? Questa elaborazione è stata un po' anche minata. Allora, sì,
Sicuramente, nel senso che, come dicevamo, già elaborare un lutto di questa portata non è semplice, c'è senso di smarrimento, c'è negazione, c'è lo shock, c'è il fatto di non voler accettare che possa essere accaduta una cosa del genere, anche perché stiamo parlando di un delitto senza senso. No? Dove non ci si può neanche appigliare a dei comportamenti da parte della vittima di giri particolari o qualcosa per cui uno se lo può aspettare, è proprio un delitto senza senso. Se davanti a questo, invece di accompagnare la famiglia si deve in qualche maniera difendere, perché in quel momento sta difendendo anche il figlio da delle accuse che sono Infamanti. ingiustificate. È quasi a dire non mi permettete il tempo e lo spazio del dolore, perché devo combattere perché mio figlio e la memoria di mio figlio non venga infangata. Sì. E purtroppo questa è un'abitudine che soprattutto adesso che abbiamo la possibilità di confrontarci tramite i social viene anche amplificata, perché tutti abbiamo da dire qualcosa senza a volte conoscere. E poi ci si dimentica nel momento in cui la vittima viene riportato tutto a quello che effettivamente è accaduto, dare la stessa rilevanza. E quindi importanti, immagino, anche per la signora questi tipi di interventi per far conoscere la storia di Marco e per scrivere nel giusto modo la storia, proprio in memoria e per la giusta attenzione che merita Marco. Quindi per rispondere alla tua domanda, sì, e in questo dobbiamo, mi viene da dire, dobbiamo stare attenti tutti. Quando ci sono dei fatti di cronaca, prima di commentare, fermiamoci un attimo e chiediamoci se vale la pena commentare. Non è un qualcosa che vediamo dall'esterno, non è un film dove dobbiamo decidere il giusto, lo sbagliato, il buono e il cattivo, senza avere elementi, tanto stiamo giusto chiacchierando, no. Storia che si fa sulla pelle di persone che soffrono, per cui a volte è meglio tacere. Bene, volevo sapere, allacciandomi alla domanda che ha fatto Anna Mena dalla signora Katia, non vorrei, ma lei ha perdonato il carnefice di suo figlio? Allora, io sono credente praticante. Diciamo che la mia fede dice, cioè, mi dice che devo perdonare, ma non perché, cioè, anche per stare meglio io. Cioè, io non l'ho mai odiata, non ho mai provato proprio il volerla vedere morta lei, il volerla uccidere, come sento molto nei social, quando succedono queste cose, anche solo per un incidente. Non l'ho mai provato, l'unica cosa che mi sono chiesta perché questo. E poi ho iniziato e cerco di fare questo cammino, perché è un cammino lungo. Non è che uno che dice perdona sta bene e te perdoni stai bene, no. Io devo combattere con i miei pensieri, comunque, che mi vengono contro di lei a volte, questa rabbia. Perché dico, ma perché? Ma perché? Mi domando. E nello stesso tempo io voglio farlo questo cammino, il mio cuore è aperto. Bene. E non è un qualcosa che arriverà da me, è un qualcosa che arriverà come grazia al mio cuore aperto. Perché se non ho l'amore nel cuore non riesco ad andare avanti. Io dico sempre anche, meno male che sono la mamma della vittima, perché se fossi stata la mamma di lei, io sarei già sottoterra. Bene, queste parole, molto dure, si sente che soffre. Volevo chiedere una cosa alla dottoressa Vagli, che è qui anche come giurista.
Dottoressa, ma secondo lei l'impianto legislativo di questo paese è fatto, diciamo, è adatto a questo tipo, alla protezione delle persone che subiscono queste cose? C'è qualcosa che si può migliorare? E il legislatore, secondo lei, dove dovrebbe intervenire in qualche modo? Allora, io a costo di essere ripetitiva, è intervenuta recentemente la riforma del codice rosso che diciamo, accorcia i tempi nei quali il pubblico ministero, dopo aver ricevuto dalla polizia giudiziaria la notizia che un uomo o una donna esercita violenza, ha 3 giorni di tempo per interrogarlo e per procedere con tutte quelle che sono le misure per mettere in sicurezza chi subisce violenza o chi potenzialmente subisce violenza. Come ho detto però in apertura, io credo che oltre a un inasprimento delle pene, bisogna agire nelle scuole, bisogna smetterla di fare o comunque a supporto contestazioni con Sì. scarpette e panchine rosse, perché le scarpette e panchine rosse servono a poco. È inutile festeggiare il 25 di novembre se non si interviene nelle scuole, se non si spiega che non esiste un colore per maschi. E non esiste un colore per le femmine, bisogna educare al rispetto, bisogna insegnare che tutti, seppur diversi, abbiamo diritto di godere i soliti diritti, abbiamo diritto di dire la nostra e abbiamo diritto di dire no. E allo stesso tempo bisogna educare i bambini partendo dalle basi e imparando a dire no, perché molto spesso ai genitori costa fatica, è più semplice cedere a accontentare il figlio perché altrimenti ha problemi. In realtà bisogna fargli capire quelle che sono le regole e bisogna educare al rispetto perché i bambini, quello che imparano oggi, lo riprodurranno domani, quindi quello che sono oggi e quello che saranno domani lo decidono in questo momento sulla base dell'educazione che ricevono e quindi io sostengo, oltre ad interventi nell'ambito giudiziario e legislativi, anche proprio un intervento all'interno delle scuole. Un'ora, ora visto che è stata introdotta l'educazione civica, destinata all'educazione al rispetto. Io credo che questo sia uno dei passaggi fondamentali per combattere lo stereotipo, perché comunque siamo nel 2021 e ad oggi esistono sempre gli stereotipi legati al genere. Faccio un esempio banale. Alle bambine si regala il ferro da stiro, si regala la cucina, ai maschi i supereroi. Nel 2021 è ancora così. Per quale motivo se una bambina vuole ricevere un supereroe continuiamo a muoverci in schemi e preconcetti? Lo so, sono cose che fanno No, però c'è stata un'inversione, dottoressa, in questo senso, perché se lei vede il mondo della cultura e dei supereroi, di cui diciamo sono un rappresentante, perché oltre a fare giornalista faccio anche lo youtuber di fumetti, racconto anche da 20 anni i fumetti su YouTube e su vari giornali, negli ultimi anni sono venute fuori delle importanti eroine donne. Captain Marvel, Wonder Alla Woman, la Vedova Nera. Quindi, in qualche modo, il sistema sta reagendo e stanno cominciando a tirare fuori. E le dirò di più: io ho visto, che negli Stati Uniti, in particolare, sono uscite le versioni, femminili degli eroi più comuni. Quindi c'è la donna Batman, la donna Superman, Supergirl, non solo l'eroe donna, cioè Wonder Woman. Ma c'è anche Superman donna ed è una cosa che da noi ancora non è arrivata, probabilmente ci vorrà ancora ora un po' però. di tempo, però insomma siamo per strada, questo è sicuramente una cosa bella, insomma, per rimanere nel tema con le sue riflessioni, peraltro giustissime. Questo mi Io rincuora. vedo ancora, dottoressa, io vedo ancora esposti per rafforzare quello che stava dicendo. Vedo ancora esposti nei negozi di giocattoli la lucidatrice o l'aspirapolvere per bambine. Onestamente, la cosa mi ha fatto sempre un po' strano, però insomma, io preferisco regalare un libro piuttosto che una cosa del genere, un fumetto, una Però cosa diciamo così. che apposta a partire dagli Stati Uniti, tanto le più grandi rivoluzioni partono sempre dall'America, e quindi speriamo che questa notizia sia foriera di un buon auspicio, ma comunque non rimango ferma dell'idea che si necessiti di un'ora a settimana nelle scuole di educazione al rispetto.
questo, secondo me, per prevenire qualsiasi tipo di violenza. Però noi stasera siamo concentrati sulla violenza dell'uomo sulla donna e della donna sull'uomo, ma ci sono altri fenomeni che la cronaca ci riporta: bullismo, cyberbullismo. Ecco, quindi l'aspetto della violenza, non solo la violenza non ha sesso, ma non è neanche catalogabile. Bisogna condannare qualsiasi tipo di violenza e chiunque la eserciti. Ecco, questo penso che sia Giusto. un Io mi passaggio fondamentale. faccio una riflessione su un altro tipo di violenza che sfugge alla maggior parte delle persone perché non ha un senso fisico. Io non so se vi è mai capitato. C'è un tipo di violenza che, per esempio, il body shaming che si fa sul web, cioè una ragazza, un ragazzo che non rientra nei canoni di bellezza che ci impone questo mondo, con commenti molto violenti, oppure una persona che ha idee forti in un'altra direzione, che qualcuno va a insultarlo per le sue idee. Io catalogherei nella non violenza anche questo tipo di atteggiamento, perché con l'aumento del virtuale, stiamo andando in una direzione dove il contatto è sempre meno, ma queste cose fanno male lo stesso, secondo me. Cioè arrivano lo stesso alla testa e al cuore delle persone e offendono profondamente la dignità delle persone. Ecco, questa è una strada che dovremmo percorrere un po' tutti. La strada, secondo me, è solo una, no? La tolleranza, il rispetto del prossimo, il rispetto delle idee degli altri in tutti i contesti, di coppia, in amici, a scuola, nei contesti lavorativi e tutto il resto. No, dottoressa Buizza, cosa ne pensa? Sì, mi aggancio anche a quello che ha detto e che condivido la dottoressa Valli, non solo nel coinvolgere i ragazzi, ma coinvolgere anche le famiglie, perché spesso questi ragazzi vedono degli atteggiamenti violenti, anche di comunicazione violenta e di mancanza di rispetto all'interno delle famiglie, non, e a volte per loro diventa quasi la normalità, perché quello il sistema che riconoscono e lo vanno a replicare. Quindi in questi casi è anche importante noi adulti, perché spesso poi parliamo dei ragazzi come se i ragazzi fossero usciti così, che a un certo punto in realtà hanno degli adulti alle spalle. E hanno degli adulti intorno. Quando parliamo anche di questa comunicazione così aggressiva nei social, io la vedo molto negli adulti. I ragazzi poi si sentono anche in qualche maniera autorizzati a utilizzare modalità simili. E Certo. considerate che queste violenze all'interno di un sistema quale può essere internet o i social è anche amplificato, perché a quel punto non è i compagni che fisicamente vedo, ma è tutto il web potenzialmente che mi può attaccare senza neanche vedere in faccia il nemico. Certo. E in questo i ragazzi devono sapere che possono segnalare, che non devono aver paura di segnalare, perché accade a tutti, accade anche agli adulti di cadere in alcune trappole. E noi adulti dobbiamo imparare ad essere sia esempio che punto di riferimento se i ragazzi dovessero avere queste necessità. Bene, andiamo in conclusione. È stata una bellissima puntata. Ci vorrebbero 3 ore di puntata se proprio volessimo approfondire tutti i temi che vengono fuori in una discussione del genere. Abbiamo raccontato anche la storia della signora Katia e di come incredibilmente, in maniera tragica, ha perso suo Suo figlio, su figlio. come abbia fallito in qualche modo il nostro sistema italiano. Perché non sempre va a colpire nella maniera adeguata e non sempre va a prevenire nella maniera adeguata quella violenza. Abbiamo detto che forse bisognerebbe lavorare dalle scuole, ce l'ha detto la dottoressa Vaghi, e cominciare ad educare i nostri figli, i nostri nipoti, a un concetto diverso di tolleranza verso l'altra persona. Consentitemi di fare una parentesi dicendo che chi ci amministra, vedendo quello che scrivono sui social, non è che dia un grande esempio di antiviolenza nei confronti di chi, delle milioni e milioni di giovani in particolare che attraverso i social li seguono. E io l'altro giorno ho fatto un post che è stato preso un po' così quando ho tirato dentro la questione delle gravissime offese che un professore universitario ha fatto a un noto politico di questo paese, non li nomino perché non è il caso,
La riflessione che mi è venuta da fare si ricollega alla questione della violenza. Se si predica violenza, cioè noi dobbiamo evitare la violenza perché un domani potenzialmente potremmo esserne Vittima. vittima. Quindi per sempre deve valere e deve essere una regola generale, trasversale e da arrivare a tutti. Quindi questo è un aspetto che ci tengo molto. Io vi ringrazio che avete partecipato a questa trasmissione, avete dato il vostro contributo e Annamena, quando vuole possiamo riproporre questi temi perché sono molto contento di parlare con voi, di confrontarmi con dei professionisti che ci stanno dentro e che seguono la materia in maniera così adeguata e così precisa come voi. Annamena, vogliamo chiudere e ci salutiamo. Sì, ringrazio voi che siete intervenute veramente di cuore e un bacio speciale alla signora Katia. Grazie. E parlando di esempi, posso dire che chi in un modo o chi in un altro di voi tre donne che siete state nostre ospiti, siete un grande esempio e siete molto seguite e sono certa che a prescindere dal lavoro che sarà fatto fuori dalle interviste o delle volte che insomma aiutate attraverso corsi e quant'altro, anche nella vostra vita, nei piccoli momenti, sicuramente siete un esempio. E voglio ricordare il bell'esempio di mamma che è la signora Katia, che devo dire rispetto e con affetto la saluto, ringraziandola dell'opportunità che ci ha dato di ascoltare attraverso la sua voce la storia di suo figlio Marco. Grazie, comunque saluto tutti. Avrei voluto parlare di Marco proprio com'era lui, ma spero ci sia un'altra occasione. Sicuramente, magari Parleremo se sicuramente vuole. in un'altra occasione. Sicuramente, se vuole Però fare abbiamo un ancora qualche minuto, signora pensiero. Katia. Se vuole un pensiero finale su Volevo dire Marco, di noi glielo lasciamo Marco. fare. Ecco, volevo dire di Marco che era un ragazzo che aveva un cuore d'oro, era un buono, ecco, e faceva l'allenatore in una squadra dell'oratorio e i bambini lo amavano tantissimo, tanto che al funerale hanno fatto una maglietta con tutti i loro nomi e l'hanno messa sulla bara proprio e poi ci hanno invitato tante, tante volte agli incontri che facevano di calcio, venendo a salutarci prima di iniziare la partita e a baciarci. Quindi devo dire che era un ragazzo che era amato, ecco, era amato. Questo ci tenevo a dirlo. E noi siamo contenti di averle dato la possibilità di ricordarlo ancora una volta, semmai ce ne fosse stata, diciamo, la necessità. Però se per lei c'è questa necessità, noi le diamo parola e le diamo la possibilità di dirlo. Grazie ancora, signora Katia. Grazie, Ringrazio la dottoressa Pizza. grazie a voi. Ringrazio la dottoressa Anna Vagli che ci ha anche diciamo, dato degli spunti interessanti su tutto quello che abbiamo parlato. Speriamo di riaverle presto nella nostra trasmissione. Io vi ringrazio. Se volete aggiungere qualcosa, e poi andiamo in chiusura. Grazie a Viva voi. l'amore, l'amore, la violenza porta violenza. Bella questa. Io Va vi benissimo. volevo ringraziare e dire alla signora Katia che, oltre a quello che ha raccontato di Marco, vedendo lei come mamma di Marco, era un po' come lei l'ha descritto, me lo immaginavo così, perché comunque è suo figlio e quindi anche mentre lei parla, in realtà sta raccontando di Marco. La ringrazio. Grazie, grazie. Ciao, Una cosa Katia. bella. Va bene, Buonasera. grazie a tutti. Signori, Grazie. la trasmissione si chiude qui. Ringrazio Anna Mena, ringrazio la dottoressa Bizza, la dottoressa Vaidi, la signora Katia, che mi perdoni, signora Katia, io ho già empatizzato con lei, quindi non nomino più il cognome, la chiamo direttamente per nome. Mi Possiamo perdoni, darci del madonna. tu. Mi perdoni, ecco, mi perdoni se mi sono preso questa licenza. La ringrazio e vi do appuntamento a lunedì prossimo e grazie mille per Grazie essere a stati. voi, grazie. Grazie Buona a serata. voi. Buonasera. Buonasera. Buonasera.